Manifesta contro la spesa pubblica in favore degli F-35, di aerei da guerra, che peraltro contraddicono il principio della Costituzione, l'articolo 11. Eppure poco più in là, dall'altra parte del Mediterraneo, c'è una guerra in Siria in cui i ruoli ormai sono confusi, non c'è soltanto più il governo Assad e le forze ipotetiche di liberazione, ma ci sono altri soggetti che intervengono a sostegno dell'uno e dell'altro. Tu cosa pensi? Qual è la verità di quella guerra? Quella è una classica guerra imperialista, cioè quantomeno si è cercato di porre in essere, di mettere in atto una guerra imperialista. Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita hanno finanziato e supportato mercenari, integralisti islamici, salafiti, per cercare di delegittimare il governo siriano di Assad. Governo siriano di Assad che, per carità, non è il paradiso assolutamente, ma attualmente è il governo legittimo della Siria, gode di un cospicuo consenso popolare, è supportato anche dal Partito Comunista Siriano, per il quale sono chiare le ingerenze straniere che stanno creando centinaia di migliaia di morti e milioni di persone che stanno lasciando le proprie abitazioni per trovare rifugio dalla guerra in corso. Quindi io credo che in questa fase sia fondamentale, per una questione proprio di capire che la lotta di classe non è solo nazionale, interna ad un territorio, ma si gioca anche a livello internazionale. E questo un partito comunista e i comunisti devono averlo ben chiaro se hanno ancora un'analisi marxista della realtà. Allora, io credo che in questa fase si debba sostenere il governo siriano di Assad e che si debba ringraziare l'operato politico, diplomatico, internazionale della Cina e della Russia, che con la loro contrarietà nella sede delle Nazioni Unite hanno impedito di fatto che gli Stati Uniti mettessero in atto questa guerra. Questa è la situazione. Poi, se vogliamo fare gli idealisti, i metafisici, in cui diciamo né con Assad né con gli americani, va bene, facciamo come i preti, come il Papa, per carità, si può fare, ma non siamo più un partito comunista.